Buongiorno, stamattina ore 7:30 mi sono svegliato come la canzoncina e ho visto che c'era un bel nutrito gruppo di notifiche di discussione sul gruppo e si parlava nuovamente di guarigione, non guarigione, come si fa, come non si fa. Allora, la leishmania, partiamo così, sfatiamo un mito, si guarisce, ragazzi, si guarisce. Le casistiche dicono, ma anche la mia, che guariscono 9 soggetti su 10. Con le giuste terapie e del giusto grado di malattia. Vi voglio fare il paragone. Se io mi butto dall'aereo senza paracadute e riporto delle ferite, qualche probabilità ho di guarire da queste ferite se mi sono buttato dall'aereo senza paracadute? Se cado dal marciapiede e riporto delle ferite, sempre una caduta è, che possibilità ho di guarire cadendo dal marciapiede? È un esempio estremo per spiegarvi come funziona la malattia. Se io pretendo che il mio cane, dopo, tra virgolette, averlo abbandonato, nel senso che non ho fatto, non per colpa mia, magari per chi me lo ha consigliato, nessun tipo di controllo, e vado a diagnosticare la malattia dopo 5 anni che cova e ha creato una distruzione degli organi, è come che io mi sono buttato dall'aereo senza paracadute. Quindi le ferite che ho riportato, e che in questo caso ha riportato il cane dopo 5 anni di infezione, sono talmente gravi che non c'è il farmaco miracoloso, la cremina, la fitostimolina che mi guarisce le ferite. Sono spacciato. Se diagnostico la malattia in tempo, e quindi è come se cadessi dal marciapiede, riporto delle ferite, ma la guarigione è più probabile. Quindi c'è anche un altro problema. Facciamo conto che io riuscissi a guarire buttandomi dall'aereo senza paracadute. Vi dico che può capitare perché un relatore di un corso mi fece un intervento, io ero presente a quel corso ed era, non gli si era aperto il paracadute, era caduto dall'aereo, lui faceva questo sport per dilettantistico, aveva riportato tantissimi traumi, tra cui aveva perso la vista. E infatti aveva aperto a Milano un ristorante per non vedenti con un esperienziale, lo chiamava, aveva fatto un business di questa cosa. Quindi si può, diciamo, sopravvivere alle ferite. Ma se io riprendo l'aereo e mi ributto, che probabilità ho di riguarire? E questo è quello che molti fanno con la malattia. Io facendo teleconsulenze ho visto tante persone che hanno chiesto il mio aiuto e mi hanno mostrato le analisi, che però la malattia l'avevano guarita la prima, la seconda e la terza volta. Cos'era successo? La prima volta l'avevano guarita. Non avevano preso nessuna precauzione, quindi erano saliti sull'aereo e si erano di nuovo buttati senza paracadute e la malattia l'avevano ripresa ed erano riusciti a riguarirla. Poi avevano fatto la terza volta lo stesso errore e poi chiedevano la mia teleconsulenza per capire perché non ne venissero fuori. Perché la malattia è una malattia per cui, con le dovute eccezioni, comunque è prevedibile come avviene il contagio, perché ci vuole un insetto vettore. Quindi se io sono abituato a lasciare i cani in giardino, ne ho uno che si corica sotto la siepe tutti i pomeriggi nel periodo infettante, immaginate che questo sarà più soggetto ad ammalarsi. Quindi ho un'idea di come si potrebbe ammalare. Ora io adesso per esempio ho due cani, uno ha avuto la leishmania tanti anni fa, ma non gli facciamo più nulla, ma non dorme fuori, non ci sta fuori, non ci voglio che stia fuori, fa la pipì e ritorna in casa. Prende i farmaci preventivi 3 volte l'anno, ma non ha più avuto una ricaduta. Tommy, per esempio, che è il mio pointer, sta in casa. Ora ce l'ho qui in ufficio, vediamo se riesco a farlo vedere. Ce l'ho in ufficio, guarda dove è. Non ti leccare, Tommy. Ma lui potrebbe stare in giardino, no? Potrebbe stare fuori, ma io lo tengo in ufficio. Lo faccio uscire, 10 minuti, lo metto dentro. Tra virgolette, su di lui è una fortuna che, siccome è iperattivo, se lo metto in giardino non sta fermo un attimo, non si corica, perché il rischio, siccome la zanzara ha delle difficoltà proprio di movimento, il problema è se si corica. Lui non si coricherebbe, ma lui per sicurezza sta con me, qua in ufficio. Abbiamo dentro l'ufficio tutta una serie di prodotti, spray, che impediscono l'entrata delle mosche, perché il pappataccio, quello di cui noi abbiamo paura, è un animale che tende a colonizzare bene gli ambienti domestici, per esempio dove teniamo la legna del camino, sotto il camino, tutti quegli ambienti gli piacciono. Quindi, ritornando a noi, si guarisce? Si guarisce. E le terapie? No, ritorniamo alle terapie. Se io mi impunto che gli devo dare il Miltefonan aspettandomi una guarigione completa, ho
o le mie idee o sono un folle, perché conti fatti guarirebbe il 38% dei soggetti ed è difficile finire in quel 38, è più facile finire nel 62. Quindi anche lì la scelta della terapia. Comunque, vi aspetto al webinar venerdì, anzi no, scusate, giovedì alle 17, sarà giovedì, sarà giorno 4. Alle 17 vi aspetto al webinar, parliamo di tutte queste cose. Un bacio.